Iscrivetevi subito al canale, vi aspettiamo con i nuovi appuntamenti il lunedì, il mercoledì e il sabato. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! È giunta l'ora, amore mio, di fare queste pazzie in questa quarantena. Siccome non possiamo uscire, dobbiamo trovare qualcosa da far fare ad Aurora. E noi di idee ne abbiamo un sacco, perché Polpetta è molto intelligente. Quindi adesso abbiamo un giardino a disposizione di cose e gli costruiremo una capanna in quel giardino. Esatto, come gli indiani. Amore, arriviamo! Venite con noi che vi mostriamo tutta questa nostra super pazzia. Come prima fase dobbiamo trovare il punto ideale per fare questa casetta. E venite con me. Secondo me è proprio questo. Quindi se mettiamo qualche seggiolina, lo stendino qua, mettiamo tutti i teli, poi dentro facciamo tutto il pavimento carino e diventeremo dei piccoli indiani. Il nostro capo indiano, mentre noi prepareremo tutta la sua capanna, vero patatina? Non ridere. Non si urla. Mentre prepareremo tutta la tua capanna, tu andrai dentro con la nonna. Sì, dilli. Dopo, quando è pronta, vieni fuori a gattonarci dentro. Quindi faremo una sorpresa, va bene, capo indiano? Facciamo una sorpresa. Vai, indiano Polpetta, inizia a montare questo nostro regno. Come lo metto? Mettilo là così, aprilo. Ma così? Aprilo del tutto. Allora, sapete che questo è uno stendino? Molto particolare, io non ho mai capito come funziona. Ok, e lo usiamo come base. Ora andiamo a prendere l'altro. Secondo stendino. Lo apriamo e lo mettiamo di qua. Poi ora, amore, metteremo tutte le coperte in mezzo. Proveremo a mettere su in mezzo un bastone in modo che il tutto stia bello aperto e faccia proprio capannina. Viene fighissimo. Ma mettiamo anche i fiori fuori. Non lo so, dopo vediamo. Ma una cosa essenziale che ci siamo dimenticati sono le mollette che saranno i nostri chiodi. Comunque... Ciao Topolino! Come stai, nano? Ciao a tutti, oggi faccio la capanna. Comunque l'entrata sarà da di là, ok? Facciamo quindi... da di là, così abbiamo perfino i fiorellini sull'entrata. Guardate, abbiamo anche comprati degli altri, quindi sarà veramente carina la cosa. Iniziamo? Iniziamo. Abbiamo deciso di fissarlo sul primo stand. Poi questo lo fissi sull'altro. Qui? Tira, sì, lo fissiamo di qua. Mollette a portata di mano. Io sono scaramantica sulle mollette. Cioè? Farete caso a una cosa durante il video. Che non le metti mai stesso colore vicino? Non è vero. Che non uso mai quelle viola. Perché non usi mai le mollette viola? Perché viola porta sfortuna secondo me. Ma... No. È più tesa. Dobbiamo tirarla, ma dobbiamo metterlo su in pendenza. Cioè? Adesso ti faccio vedere. Ma allora, cosa stai facendo? No, questa sarà l'entrata. Quindi metteremo tipo la pallettina che sarà la porta. Dovrei fare... Chi è? C'è nessun permesso, ah, buongiorno. Stavo vedendo, scusate. Ok, e adesso la parte dietro la faremo più alta in modo che sarà ancora più carina, no? Dobbiamo fissare qui. No, perfetta. Sì, ma dobbiamo fissare i secondi telo, quindi. Non ti preoccupare, ci penso io. Ma cosa stai facendo adesso? Sei buona? Che ci serve un pezzo di ombrellone. Stai smontando un ombrellone. Sei buona? Ma forse questo è meglio chiuderlo. Come si ma chiude? Non puoi prendere quello un po' più piccolo? No, perché quello piccolo è impiantato per terra. Ah. Polpetta, aiutami. Si sta chiudendo. Ah, mi sono chiuso un dito. Ok, io non so proprio capire cosa ti sto facendo. Sei buona. Io ero un piccolo scout da piccolo, senza aver mai fatto scout. Ho però mi sarebbe sempre piaciuto. Ma devi mettere qualcosa. Vieni con me. Oh. Andiamo a metterlo tipo qua così. Oh. Adesso ti mostro perché. Ma che cavolo stai facendo? Apriamo l'ombrellone. Ciao cotoletta, non ci sei più. Scusi. Arrivo. Ah. Ok. Ok, non sarà aperto del tutto perché tocca il muro, però ora
giochiamo di astuzia. Quindi prenderemo. Li voglio attaccare io. Prenderemo, ti mostro solo come devi fare, poi lo fai tu. Ok. Questo lo attacchi qua. E lo fai venire giù di qua, tipo. E poi ne metteremo un altro sopra ancora. Hai capito? Sì, adesso provo. Ok, dai. Proviamo. Ho spiegato a Polpetta come dovrebbe sistemarlo, ma secondo me non ha capito molto bene, quindi vedremo. Più che altro sapete che questi video sono veramente improvvisati, quindi non c'è una cosa dietro programmata. Okay. Quindi potrebbe anche non uscire questo video, però noi ce la faremo. Cosa sta facendo? Ci siamo. Ok, stai quasi capendo. Sai che però dovrebbe arrivare verso qua all'incirca. Ma non arriva, è troppo corto. Ma sì che ci arriva, devi attaccarlo più vicino. Ah, ok. Oppure polpetta, guarda. Attaccalo a questi. Io te l'avevo detto di attaccarlo là. Attaccalo a quelli. Ragazzi, è tutto improvvisato. Io spero che non ci siano cimici. Ma dai, non ci sono cimici, è ancora presto. Non è vero. Polpetta lavanderina che attacca le mollette. Per le capannine di cotoletta. E poi attacco. E adesso devi attaccarlo fino a qua. Sì, dai. Brava, Pepettina. Diciamo che incomincia a prendere un po' a volto questa nostra capannina. Facciamola vedere completa. Mi serve l'altro asciugamano comunque. Stavo cadendo. E adesso prendiamo un altro asciugamano. Lo mettiamo da là a là. E poi ne metteremo uno centrale. E la parte alta dovrebbe essere fatta. E dopo cosa dobbiamo fare? Dopo facciamo tutto dentro. È figo. Ok, anche la seconda fase di Polpetta è stata completata. Ora metteremo quello centrale in modo che copra completamente la parte davanti. Poi dietro metteremo tipo qualcosa che viene giù in modo che copra e faccio proprio. Ah, tipo casetta romantica, no amore? Ma è di Aurora? Questa sera mangiamo foglie, te romantici con una candela. Vicini vicini. No, ci sono le cimici. Mangerò con le cimici allora. Guarda che se rovini qualcosa di quello che ho fatto mi arrabbio. Io non sono molto bravo con le mollette. Vedo. Non devi usare quelle viola fanno colore la nostra casa. Ma dai. Ho una domanda da porti. Prego. Che sistema dopo tutto sto casino? Lasciamo qua, no? I veri indiani non buttano mai giù la loro capanna. Dove stendiamo la roba? Non la stendiamo. Un vero indiano non stende la roba. No, se la mette bagnata? No, non se la levo proprio. Non se la mette. Ho lasciato in mano a Cotoletta il lavoro della capanna e questo è quello che ha fatto. Cioè, ha praticamente messo un telo davanti e qua però è tutto vuoto. Ma che indiano è? Un indiano falso. Sono super soddisfatto, sono felice come un bambino perché è venuta davvero bellissima. Allora non vi dico niente perché abbiamo completato, non vi mostriamo tutto il procedimento perché è noioso, però è veramente bella. Allora questa è l'entrata, si bussa, abbiamo cambiato entrata ragazzi. Si entra, permesso. Bellissimo, guarda! Però ora io farei un mini pavimento con le cose di Aurora. Quindi, senza che Aurora sappia niente, andiamo dentro e riprendiamo il pavimento da giardino. Andiamo, facciamo una magia. 1, 2, 3. Vi preciso una cosa. Come vedete, di là è tutto chiuso. Di qua è aperto. Perché noi dobbiamo lo stesso spiare le persone fuori. Però le persone fuori non possono spiare noi. Giusto, Polpetta? Giusto, sono arrivata anche io. Ecco il super pavimento. Non è quello. Abbiamo un ospite. No, non si può. Ciao, zia Billy, non puoi entrare, non hai il passepartout. Comunque, Polpettina, come qua ti sembra questo super pavimento? Praticamente sono quelli della piscina. Non si dice. Non possiamo svelarvi niente si parlando di piscine. Avanti. Perché più avanti arriverà un nuovo video delle piscine. Chissà che piscine. Un architetto che deve rovinarmi le mie opere. No, viene più bello così. Devi mettere tutto, no? Anche qua. E brava Ciotoletta. Ciotoletta, ti vedo all'occhiello per spiarti. Sta entrando un ladro. Chito, dammi il passo. Io lavoro qua. Solo perché mi hai portato il pavimento. Oh, guarda che nella vita reale costa un sacco mettere giù pavimenti, eh. Ora dovrebbe per favore uscire dalla mia capannetta. Grazie, perché devo finire di montarmi il pavimento. Beh, ce la fai, guarda, è lo spazio. Che i miei piedi. Non la voglio in mezzo. Dai, muoviti. Questa è la mia capannetta di mia figlia. Arriviamo, Auri, a prenderti. Oddio, sento la canzoncina. Sta arrivando.
Ehi, buongiorno. Ma no, 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 vietate entrare con la macchinetta. No, distrugge tutto. Ha parcheggiato. Ha parcheggiato, mi ha distrutto mezzo pavimento. Ehi, lei. Vieni qua a giocare. Venga a giocare qua con noi. No. Ma non mi sbotti la tenda. Vieni. Dai. Oh, che bello! Ma che bella questa capannina, papozzo. Ma manca qualcosa, mamma. Cosa manca? Cosa manca? I giocattoli, cioè... Aurora di solito al pomeriggio offre un caffè al papà. Quest'oggi niente caffè? Caffè no. Qua il pavimento è stato fatto male. Aurora è malata d'erba, ragazzi. Ti sto smontando la casetta! Non è tanto divertente la casa, io ci metto tanto amore. Aurora! Ti fa schifo sto pavimento! Il pavimento brutto! Leviamo tutto! Amore! Arriva il papà! Ci leva le ciabattine! Permesso? Si può? Oh, non è casetta! Non è casetta! Mettiamo via il telefono! Non è casetta senza giochi! Chiudiamo le porte che sennò dopo tutti entrano. Allora, qua la papà ti ha portato il pallone. Poi ti ha portato questi cerchietti. Li vuoi? Ma lascia che li smonti. Poi ti ha portato. No, li deve smontare. Altri questi cerchietti. No, li smonto io. E poi, papozzo, ti ha portato anche tutti questi cerchietti. E poi, papozzo, ti ha portato questo. E con questo guarda amore, questo è il gioco più bello perché guardami, non mi guarda. Allora vi spiego come funziona questo gioco. Questo lo prendi, pum, e colpisce per pepetta. Ti ammazzo. Hai sentito? Ti ammazzo. Hai sentito? Fatti sotto! Mentre Auri prepara il caffè, Auri ti fa il caffè, io ho un tè, grazie. Io mi hai fatto male. Cosa è successo? Allora facciamo scaletta. Prima, lasciala stare. Allora facciamo il caffè. Ah, questo è il mio caffè. Aspetta che mi ha preparato il caffè. Dov'è la mia tazzina, Aurora? Eccola qua. Aspetta, devo accendere il caffè. Anche per la mamma? Anche per la mamma non beve il caffè, scusate. C'è una tassina. Dov'è la seconda tassina? È sparita la tassina. Distrugge tutto, termine. Ma ha messo qui, ha usato questo come filtrino del caffè della moca. Ecco, questo è di sbagliare, è un calzino di Aurora. Caffè, la mamma non beve caffè, abbiamo capito. Dai, allora prendiamo la pentolina. Mettiamo del caffè. Non ho mai visto fare un caffè così. Assaggiamo. Non si mescola. Mescolo senza aver messo il sale, ma va bene lo stesso. Il sale? E il zucchero. È troppo caldo. Mettiamo un goccetto. Amore, ti gioca, bravo. Ah, ti sei schiantata contro di me. E come fanno quelli delle Zonoste di Marghera quando bevi il caffè? Buono! Io direi di terminare il video con una cosa. Girati. Sono talmente bravo a cucinare che posso cucinare ad occhi chiusi. E signora la brontola, che è qua, vero amore? Vero? Oh, cosa hai visto? Questo video si conclude qua. Mi raccomando, venite a seguirci su tutti i social oltre a YouTube e iscrivetevi al canale soprattutto. Basterà schiacciare il cerchietto qua che vedrete per rimanere sempre in contatto con noi H24. Qua la polpetta! Cotoletta! Ciao! E allora! È tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!